disponibile in maniera gratuita quasi per tutti, Resogun è la sorpresa più bella di questo lancio di PlayStation 4. Housemarque è uno sviluppatore tosto e l'ha dimostrato per ogni gioco che ha prodotto. Il marchio di fabbrica dei suoi titoli è infatti un grande bilanciamento, un ottimo livello di sfida e tanto divertimento. Super Stardust è stato uno dei pochi sparatutto in grado di rivaleggiare e forse superare pietre miliari come Geometry Wars. Outland è stata una bella avventura, coinvolgente e piena di stile. Mentre Dead Nation, uno sparatutto d'avventura che ha lasciato il segno soprattutto in cooperative. PlayStation 4 quindi non poteva non avere al lancio un nuovo titolo di questo sviluppatore, e grazie al fatto che sarà presente nella Instant Game Collection per i possessori di PlayStation Plus, il suo accesso sarà gratuito praticamente per tutti. Anche se all'inizio Resogun può ricordare un po' Super Stardust, le sue dinamiche sono un po' più vicine agli sparatutto a scorrimento orizzontale, con qualche variazione importante. Si vola a destra e a sinistra, perché se lo scenario ruota attorno ad una struttura centrale, i movimenti sono verticali e orizzontali in entrambe le direzioni. In tale maniera la curva di apprendimento iniziale è immediata. Ci si trova infatti subito a proprio agio con i controlli, ma basta avanzare all'interno dello stesso livello oppure scegliere una difficoltà maggiore per apprezzare la profondità delle meccaniche di questo gioco. Resogun mette a disposizione la modalità arcade nella quale affrontare i 5 mondi disponibili in sequenza, la scelta del livello singolo oppure la cooperativa online. Una volta selezionata la navicella tra le 3 disponibili, si viene catapultati all'interno dell'azione. Con l'analogico sinistro ci si muove, con quello destro si spara in entrambe le direzioni orizzontali. La prima cosa da fare è ovviamente liberarsi degli avversari, cercando di mantenere alto il moltiplicatore allo scopo di ottenere punteggi incredibili. Ad ogni intervallo di tempo non meglio precisato, compaiono su schermo una serie di avversari illuminati di verde. Vanno eliminati prima che scompaiano per liberare umani intrappolati nelle apposite celle. Il passo successivo è quello di raccogliere i sopravvissuti e trasportarli verso una delle 2 piattaforme di salvataggio presenti, in maniera tale da ottenere punti, vite aggiuntive ed anche potenziamenti. Grazie ad R2 è possibile infatti attivare la classica Smart Bomb che investe tutto lo scenario mediante uno spettacolare effetto grafico. Le sue quantità sono limitate e va utilizzata solo come ultima risorsa. Più utili ai fini del gameplay sono la barra dedicata all'accelerazione che dà una potente spinta alla nave distruggendo i nemici e l'iperguida che rallenta il tempo e permette di scatenare un raggio di energia orizzontale estremamente potente. Dove Resogun convince è nel perfetto bilanciamento tra sfida, divertimento e ricerca del punteggio migliore. All'inizio le cose sembrano semplici, poco dopo bisogna letteralmente danzare tra i nemici utilizzando l'accelerazione, senza dimenticare di salvare gli ostaggi e mantenere vivo il moltiplicatore. Il tutto senza mai avvertire un senso di frustrazione. Al di là poi della ricerca del punteggio migliore e della rigiocabilità dei mondi, ad allungare la longevità è presente anche una modalità cooperativa online per 2 giocatori. Resogun è la fiera delle esplosioni e del caos su schermo, un caos però coinvolgente e mai soverchiante, una vera e propria esperienza psichedelica. Ogni oggetto, avversario, elemento dello scenario è composto dai cosiddetti voxel. Il motore grafico gestisce la costruzione di tutti i mondi come se si trattasse di un plastico Lego. Ogni livello può essere definito come un cubo composto da milioni di altri cubi che vengono in pratica scolpiti, il tutto incastonato in una risoluzione 1080p e a 60 fotogrammi al secondo. Ogni voxel presenta fisica e illuminazione indipendenti e la quantità di cubi che si possono distruggere in un livello oscilla fra i 150.000 e i 200.000. Un vero e proprio spettacolo, coloratissimo, veloce e frenetico, ma sempre all'insegna del giusto compromesso tra caos su schermo, esuberanza tecnica e livello di sfida. Resogun è davvero un piccolo gioiello che non dovrebbe mancare nella collezione di tutti i possessori di PlayStation 4. C'è da considerare però che i contenuti in termini numerici sono pochi in assoluto, con tutti i 5 mondi che possono essere completati in un paio d'ore abbondanti. Detto questo, il titolo di Housemarque è visivamente spettacolare e un tripudio di colori, luci ed esplosioni.
allo stesso tempo divertente, bilanciato alla perfezione e con un livello di sfida azzeccato. Housemarque quindi ha fatto centro ancora una volta. Forse Resogun non può essere definita una killer application per una svariata serie di motivi, ma rimane un piccolo gioiello assolutamente da provare su PlayStation 4. Disponibile in maniera... Anche se inizialmente... Chi? Cosa? Fino a quello di sparatutto su asse orizzontale. A scorrimento. È soverchiante e molto coinvolgente. Poi? Coinvolgente ma è soverchiante. Una vera e propria fiera del mercato, dell'usato pure. Come esperienza, che fiera. Let's go, man.